Zamora è un film tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Perrone, che ci ha prematuramente lasciati, e che racconta la crescita sentimentale del protagonista attraverso un terreno di scontro, di confronto, che è quello del calcio. Zamora. Si diceva veramente pari come Zamora, perché aveva giocato i mondiali del 34, ma alla fine non vinse nulla. Azione! Vabbè, te la faccio breve. Chiudo tutta la baracca e me ne vado a Bordighiera a godermi la vecchiaia con la mia signora. Walter viene trasferito per lavoro coattamente da Vigevano a Milano. In una azienda dove praticare calcio è obbligatorio per compattare, diciamo, tutte le fila degli impiegati. Qui si gioca tutte le settimane con qualsiasi tempo e temperatura. È un invasato col calcio e obbliga quindi i suoi dipendenti ad allenarsi per poi performare in questa partita del 1° maggio tra Scapoli e Ammogliate, in cui il povero ragionier Walter, portiere, nuovo acquisto, si trova a giocare in porta, mentendo spudoratamente al cavalier Tosetto. Il protagonista non ha nessun affetto nei confronti di questo sport, anzi lo rifugge. Ciao, ben arrivato. La sorella Elvira è più grande, ha consumato una distanza con il paesino di Vigevano da cui proviene e che riesce ad accogliere il fratello e ad accompagnarlo in quello che poi sarà un suo percorso di formazione. Ma a compensare il tutto interviene poi l'amore, i sentimenti, perché c'è una simpatia reciproca tra Walter e Ada. È una ragazza capace, sveglia, simpatica, che riesce in qualche modo ad attirare subito l'attenzione di Walter. Con la quale sembra nascere appunto questo rapporto, molto timido, perché siamo negli anni 60. Ci vediamo lunedì. Senz'altro. Gusperti è un uomo realizzato nella sua insoddisfazione. È l'antagonista di Walter Wismar, il protagonista, è un bravissimo calciatore della squadretta dell'azienda. L'avvicinarsi di Walter a questa partita, a questo giorno fatidico. È la partita del 1° maggio, nella quale Scapoli e Ammogliati si confrontano di fronte a un pubblico di amici, di parenti, di colleghi. Decide di prendere lezioni di ripetizione da Giorgio Cavazzoni, un portiere andato in disgrazia per un'attitudine poco sportiva, ecco, poco professionale. No! 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 Rigore, no! Questa avventura da regista è iniziata un po' casualmente, nel senso che mi sarebbe piaciuto da tempo esordire alla regia, perché avendo fatto da attore tanti film, ovviamente, ed essendo anche curioso, ho sempre cercato un po' di mettere il naso in questo mestiere che è davvero affascinante. Io Gusperti lo vorrei vedere che se le gusta, che se le guarda così. Ah, quindi vuoi avere sia le ragazze che Gusperti. È stato proprio il produttore Agostino Sacca che mi ha detto: guarda, questa storia mi piace, ma mi piacerebbe che la regia la facessi tu. E quindi sono partito con questa avventura già dalla sceneggiatura che ho scritto insieme a Maurizio Careddu, Paola Mammini e Alessandro Rossi, in rigoroso ordine alfabetico. E quindi era più di un anno che stavamo lavorando, dalla fase embrionale del soggetto allo sviluppo definitivo della sceneggiatura stessa. E questo lavoro è stato importante per me, perché poi sono entrato ancora di più nelle pieghe dei personaggi, della recitazione stessa, che è poi la parte che mi affascina tuttora di più nel ruolo di regista. Mi ha colpito il fatto di avere davanti comunque un regista che aveva già in mente i toni, lo stile, il registro e l'eleganza in cui ti voleva, e anche l'umorismo più sofisticato, sottile, in cui voleva calare i personaggi e la trama. Più un attore viene diretto e più è libero di far fluire le proprie emozioni. Io penso che l'attore sia un canale di comunicazione tra la visione di un autore e il pubblico, e Neri ha la sensibilità e la capacità che permette all'attore di affidarsi completamente. Con tutto il cast è stato un lavoro molto bello, eccezionale, insomma, loro mi hanno riconosciuto una cura nei dettagli. Sicuramente il film non era semplice, perché quando c'è di mezzo il calcio, quando c'è di mezzo una storia in costume, quindi insomma non è semplice trovare tutti i costumi per tantissime persone, le macchine d'epoca, le figurazioni, vestirle tutte, partendo da Francesca Bocca, la scenografia, dalla location manager Emanuela Minoli, che hanno fatto un lavoro
davvero ottimo nel trovare una serie di posti dove abbiamo potuto ricostruire per esempio l'azienda Tosetto, un'ex industria di carta. Il lavoro poi che ha fatto Duccio Cimatti con la fotografia per restituire quei colori pastello, però insomma ci sono dei colori degli anni 60 ai quali forse non siamo più abituati. Un certo modo di illuminare le scene, una certa decisione di scegliere oggetti che avessero magari quella tinta, quel verde, quel giallo che ritroviamo soltanto negli anni 60. E ovviamente questo lavoro poi andava completato col prezioso lavoro di Cristina Odisio riguardo ai costumi, quindi la palette di colori che poi serviva a formare il guardaroba di tutti i personaggi è stata scelta appunto in funzione anche delle scelte fotografiche, dei luoghi dove andavamo a girare. E stessa cura è stata posta nelle acconciature appunto di Antonio Fidato, nel trucco di Francesca Buffarello, citando soltanto ovviamente i capi reparto, a partire dall'aiuto regista, da Leo Pescatore. Questo applauso va a tutte le persone che hanno poi composto questi vari settori della produzione del film. Sempre così taciturno, ragioniere? No, è che sono rimasto impressionato dalla modernità dell'azienda. La cosa bella degli anni 60 si parlava meglio. C'erano dei vocaboli e delle locuzioni che adesso non ci sono più. E questo l'ho ritrovato anche come esercizio per quanto riguarda la parte dell'interpretazione. Cioè, ovvero a parlare secondo alcuni costrutti che adesso non ci sono più. Quindi ti cambia. Mi hanno fatto dei vestiti che sono veramente super, sono sempre elegantissimo. Ho mandato una fotografia a mia sorella e gli ho detto: papà è tornato, mio padre è morto 30 anni fa, perché mio padre si vestiva sempre così, per cui insomma lei si è messa a piangere. Forse Gusperti mi ha posseduto. Queste divisette anni 60 meravigliose, che cosa vogliamo più? Nel momento in cui si indossano questi abiti c'è poco da fare, gli anni 60 ti conquistano e quindi cominciano a entrare nel tuo modo di essere e di fare. È una trasformazione quasi inconscia in qualche modo. È la prima volta che dirige Ari, che dirige me e tanti altri, quindi questo è il primo, no? Il prequel. Molto contento, vediamo dopo, poi vi dico dopo. E poi il film si dota anche della partecipazione di alcuni attori che mi hanno regalato appunto per amicizia, per generosità, la loro partecipazione, pur essendo piccoli i ruoli ai quali sono stati chiamati. Perché mi alzo tutte le mattine alle 5 io. Prendi la lambretta, pioggia, acqua, neve, la macchina che ti ciura i gettoni, il caffè che lo prenderò un'altra volta. Cerca di parlare un milanese perfetto, perché è lì trapiantato da un po'. E si vuole, diciamo, camuffare, non vuol far vedere che è meridionale. Ma io avevo capito perché vedevo sempre quando ordinavo anche il cestino che è mozzarelle. Non ha mai mangiato un piatto di tagliarin. Vabbè, che sì, ma vuoi leggere il giornale? Lo dicevano, che lui i rigori li parava perché si metteva da un palo e diceva: tanto la palla dovrà passare pur di qui. Però sono leggende. Se lei mi mette le mani addosso io la denunzio! Chiaro? Perfetto, grazie. Se non le piace la forma può sempre modificarla con questa. Tanto mi ha già distrutto il negozio. Ma porca miseria! E così piano piano mi sono accorta che stavo molto meglio quando non c'era che quando stavamo insieme. Fammi capire, sono mesi che ti sei lasciata da tuo marito e non ci hai detto niente? Siamo negli anni 60, quindi l'emancipazione della donna sta cominciando, diciamo, negli anni del boom. Ma le donne sono moderne, a partire dalla sorella di Walter Vismara, ovvero Elvira, interpretata da Anna Ferraioli Ravel. Elvira rappresenta la sostanza, ecco, che vince sulla forma, però sempre con una sua ironia, con una sua leggerezza, una donna profondamente indipendente, profondamente libera. Libera di accogliere, di vivere i suoi sentimenti. È una donna moderna, un po' milanese. Ragazzi, oggi dobbiamo festeggiare, eh? È la prima volta che mio fratello mette piede in una sala da ballo. Lo stesso personaggio di Ada è una donna che poi dimostra tutta la sua maturità nel momento in cui si confronta con Walter, e lì proprio viene fuori la differenza di carattere e di peso che hanno i due personaggi. Le donne che animano questo film sono tutte donne moderne, sono donne forti,
donne che prendono iniziative, donne che fanno carriera e sono tutte donne capaci, ecco, che non soccombono alle regole del gioco ma le conoscono e sanno quindi come ballarci intorno. Un altro personaggio molto importante, che sembra marginale del film ma che poi sotto finale viene fuori molto bene, è quello di Dorina, interpretato da Giulia Gonella. Lui è mio fratello Walter, lei è Dorina. Molto lieta. Piacere. Che è forse il personaggio più moderno di tutti, nel senso che lei anticipa il 68, anticipa questa capacità, diciamo, delle donne, delle ragazze di prendersi in mano il proprio destino senza dipendere appunto dagli uomini, ed è molto libera, che si fa pochi problemi, ecco, rispetto a dichiarare la propria simpatia nei confronti di un ragazzo, di Walter in questo caso. Ed è appunto davvero un personaggio femminile che anticipa un po' quello che la storia poi ci insegnerà. È una legge biologica. Quando voi maschi parlate di pallone, regredite allo stadio infantile. Assistete al carosello dopo la vittoria in semifinale dell'Italia USA 94 e vidi tutte queste macchine che clacsonavano impazzite con questi bandieroni dell'Italia. E mi ricordo che io pensai che fosse scoppiata la guerra. Ecco, lì ho capito il rapporto malato che abbiamo noi col calcio. Beh, allora, il portiere para. Posso tirargli una cannellata? No, perché da violenza non è mai la risposta. Nella prima squadretta di calcio che giocavo, era una squadretta di periferia, avevamo una maglia per tutte le età. Io ero il più piccolo tra i più piccoli e mi avevano dato sta maglia che era molto lunga, ma nevicava e allora io mi ero tirato giù le maniche e loro strisciavano per terra, ma almeno mi tenevano caldo le mani, e mio padre è andato in campo e me le ha tirate su. E io non ho avuto coraggio di dirgli: guarda papà che ho freddo. Tu li stai marcando dietro così, papà, così. Il calcio realmente ti restituisce una forma di coinvolgimento che è impareggiabile, perché tu sei lì a lottare con loro, sei in campo. Ci può essere un nesso tra il ruolo del portiere e il ruolo del regista, perché forse si toccano per la responsabilità che hanno in mano. Walter dice di essere un portiere anche se non è vero, perché pensa di essere ai margini di una gara che magari si svolge più appunto a centrocampo. In realtà il portiere nel calcio è quello che può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Per il regista c'è la stessa responsabilità, anche lì è, diciamo, forse alla guida di una serie di reparti, di un gruppo di persone che può essere appunto considerata assimilabile a quelle di una squadra di calcio, e quindi ha la stessa responsabilità di tenere magari insieme la difesa, di lanciare l'attacco. Però a differenza del portiere forse non è così solo, nel senso che poi uno si può anche isolare in questo ruolo, ma a me come prima esperienza, ma credo che sarà sempre così, è piaciuto avere sempre il supporto e il confronto con tutte le persone, le professionalità che hanno composto questa avventura, e quindi pur dovendo prendermi legittimamente la responsabilità della scelta finale, mi sono sempre confrontato e l'ho fatto sempre con grande piacere. Emilio, come carrello, seguimi mentre scendo le scalette, non prima, ritardalo. Zamora sicuramente è una commedia, anche se poi si fa fatica poi a volte a definire un film. Non è una commedia sguaiata, non cerca la risata a tutti i costi. A me, e credo non soltanto a me, piaceva e piace la commedia all'italiana negli anni 60, perché era caratterizzata dalla giusta posizione di situazioni comiche e drammatiche, così come la vita le mette insieme. Ecco, sappiamo tutti che da una situazione in cui si ride tantissimo, un secondo dopo può succedere qualcosa che ci gela il sangue, o viceversa. E il cinema dei grandi maestri degli anni 60 restituiva proprio questo, il senso della realtà che era fatta dell'uno e dell'altro colore. Quindi queste situazioni si accompagnavano a delle stemperature che provengono anche dai personaggi secondari, dai camei di cui parlavo prima, che aiutano ad accompagnare la storia e a portarla magari avanti attraverso delle situazioni divertenti. Ma che cazzo vuoi? Ma lasciateci! Anzi, prestiamo loro due! Stop!